Domenica pomeriggio di festa per centinaia di ragazzi che hanno dato vita sul lungomare di Crotone alla 22esima giornata nazionale dello sport, kermesse organizzata dal CONI e sotto l'egida della Presidenza del Consiglio che a causa della pandemia ha subito un'interruzione di 2 anni. 14 le discipline sportive che si sono avvicendate sul tratto di lungomare tra Piazza Marina d'Italia e Via Cristoforo Colombo. Pomeriggio caratterizzato dal gran caldo, ma che comunque non ha scoraggiato i tanti partecipanti. Un'occasione per chiudere la stagione intensa, quella post-Covid, per gli sport invernali e di prosecuzione per gli altri sport stagionali. Presenti il delegato CONI della provincia di Crotone, Francesca Pellegrino, e per il comune di Crotone, che ne ha patrocinato l'iniziativa, l'assessore allo sport Luca Bossi. La voglia di sport è tanta e ce lo dimostra pure il fatto che nonostante il caldo siano presenti così numerosi con i loro genitori e con le varie discipline. Lo sport è il terreno, è l'habitat naturale per i valori della pace, per i valori della solidarietà. In questo momento particolare, con quello che succede in Ucraina, sentiamo ancora di più la voglia di pace, ed ecco perché la scelta è caduta anche sulla colonna sonora di La vita è bella per fare la sfilata, proprio perché comunque non bisogna perdere la speranza e bisogna affrontare anche le peggiori avversità con spirito combattivo e armonioso, proprio e sensibile. Un significato di ulteriore ritorno alla normalità dopo 2 anni di interruzione per la pandemia. Una città in festa per lo sport che racchiude in sé tanti valori, i valori dell'integrazione, della socializzazione, dell'educazione a seguire delle regole e a rispettare l'avversario, principi e valori che poi devono riproporsi anche in tutto ciò che si tenterà e si approccerà nella vita. Per questo, come diceva anche il delegato CONI, lo sport assume una valenza fondamentale in realtà in comunità come quella di Crotone.